tenuta ieri sera l'Assemblea dei Sindaci della provincia di Isernia per l'esame del piano di dimensionamento scolastico 2017-2018. In apertura dei lavori, il presidente Coia ha ricordato che lo scorso anno il piano era stato a lungo dibattuto dai sindaci e trasmesso poi alla Regione con un taglio alla sola autonomia di Montaquila e la successiva aggregazione dei comuni di Macchia, Longano e Sant'Agapito con l'istituto comprensivo di Coglie a Volturno e quelli di Montaquila e Monteroduni verso gli istituti Pilla e Testa di Venafro. E ieri sera, dopo un ampio dibattito, l'Assemblea dei Sindaci ha sostanzialmente confermato l'impianto precedente con la richiesta di Montaquila di essere inserita nel comprensivo di Colli e le istanze di Sant'Agapito e Longano di fare parte della San Giovanni Bosco. E poi è arrivata la richiesta di due istituti isernini, il Cuoco Manuppella e il Maiorana Fascitelli, di istituire un liceo musicale sotto la supervisione del Conservatorio Perosi di Campobasso. Le richieste sono state valutate e ritenute meritevoli di ulteriori approfondimenti. Adesso si aspetta un analogo pronunciamento della provincia di Campobasso e la successiva delibera della Regione Molise che adotterà il piano regionale di dimensionamento scolastico. Oltre 100 fiaccole accese ieri sera davanti alla scuola Petrone di Campobasso, quella che attualmente ospita gli alunni della Don Milani impegnati nei doppi turni. La fiaccolata, iniziata al termine delle lezioni pomeridiane, è stata organizzata dai genitori con l'intento di continuare a sensibilizzare l'amministrazione comunale e per chiedere al sindaco Antonio Battista di trovare una soluzione diversa rispetto a quella individuata nelle ultime ore, ovvero il trasloco nell'edificio di Via Gorizia. Una struttura ritenuta dai genitori fatiscente e poco sicura, nella quale non hanno alcuna intenzione di mandare i propri figli. Per questo, ieri sera, nel segno del silenzio e dell'unità, genitori e alunni della Don Milani hanno acceso le loro fiaccole come messaggio di speranza al fine che altre soluzioni possano essere individuate. Sono 8 le persone, di cui 5 straniere, denunciate dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Termoli per i reati di danneggiamento e invasione di terreni o edifici in concorso. La complessa attività investigativa era scaturita a seguito del rave party non autorizzato svoltosi lo scorso mese di ottobre all'interno di un capannone industriale nei pressi di Mafalda. Le indagini, condotte in collaborazione con il commissariato di polizia di Termoli, hanno ora consentito l'individuazione di queste 8 persone e di loro conseguente deferimento alla magistratura. Sono stati i carabinieri, in perlustrazione per le strade della città, a notare la presenza di fumo nel centro storico di Isernia. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che, prontamente intervenuti sul posto, sono riusciti ad individuare l'abitazione in fiamme. I proprietari non si erano resi conto dell'incendio che si era sviluppato nella mansarda. In pochi minuti i vigili del fuoco hanno spento le fiamme che, fortunatamente, si erano limitate al solo piano mansarda dell'abitazione di 3 piani senza provocare danni alle case limitrofe. Con molta probabilità la causa dell'incendio è da ricercare in una favilla o in un surriscaldamento delle travi in legno del tetto per la vicinanza alla canna fumaria in acciaio. Firmato lo schema di decreto che introduce l'indicazione obbligatoria dell'origine del grano impiegato nella produzione di pasta. Il decreto, condiviso dai ministri Martina e Calenda, è stato inviato secondo procedura alla Commissione europea. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Coldiretti, che parla di un provvedimento volto a garantire maggiore trasparenza negli acquisti e fermare le speculazioni che hanno provocato il crollo dei prezzi del grano italiano al di sotto dei costi di produzione. Un plauso arriva anche dalla Coldiretti Molise. Questo, afferma il direttore regionale Saverio Viola, è il risultato del lavoro che abbiamo svolto in questi mesi al fianco dei cerealicoltori italiani. Oggi raccogliamo finalmente i frutti e saranno frutti che porteranno ad una svolta epocale nel settore della commercializzazione della pasta.